Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, l'ingresso del percorso che porta i pellegrini all'interno dei luoghi da visitare, il percorso che quotidianamente fate per ecco, visitare i luoghi di Padre Pio. Oggi ci troviamo qui per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive nel 1913 a Padre Agostino. Lo sappiamo. Questo periodo particolare, questa strana malattia che costringeva Padre Pio a stare a casa, nella sua terra natale, Pietrelcina. Ecco, giusto per ricordare a tutti voi, l'epistolario, i quattro volumi, l'epistolario che raccoglie tutte le lettere che Padre Pio ha scritto con i suoi padri spirituali. Oggi qui perché vogliamo leggervi questo stralcio di questa lettera, dove Padre Pio ci racconta che cosa accade nel momento in cui gli è stata negata la grazia che lui ha chiesto alla Madonna. E lo racconta a Padre Agostino. Devo confessare la mia confusione, che l'effetto sperato non fu raggiunto, perché questa Madre Santa montò su tutte le furie per l'ardire che ebbi di nuovamente chiedere detta grazia. Potrebbe trattarsi della grazia di ritornare in convento, come gli era stato chiesto da Padre Benedetto e Padre Agostino, di cui me ne aveva fatto un severo divieto. E questa mia involontaria disubbidienza me l'ha fatta pagare troppo a caro prezzo. Che cosa è accaduto? Da quel giorno, scrive Padre Pio, si ritirò da me assieme ad altri personaggi celesti. Una guerra asprissima si impegnò da quel giorno con quei brutti cosacci. Volevano darmi ad intendere di essere stato rigettato finalmente da Dio, e chi non l'avrebbe creduto, tenendo presente in modo troppo scortese con cui fui allontanato da Gesù e Maria. Ma grazie ne rendo a Gesù, perché sebbene mi avesse tolto tutto nell'allontanarsi da me, non mi aveva però tolto la speranza in lui, scrive Padre Pio, e questa la sentivo tanto forte dentro il mio cuore. Questa mia speranza accresceva sempre di più, la collera della milizia di Satana contro di me, ahimè, contro quante lacrime, con quanti sospiri, con quanti gemiti io chiedevo l'aiuto di Dio, l'aiuto dal cielo, ma questo mi pareva che fosse divenuto di bronzo. Che ribellione, scrive Padre Pio, sentivo nel mio interno. Credevo di impazzire, così per me scorrevano giorni, tutte le ore, sino a questa mattina, 18 maggio 1913, in cui vi è stato un momento che mi sono sentito mancare di tutte le forze, fisiche e morali. Nel cuore mi era piombata una smisurata angoscia che voleva traboccare in lacrime, ma questi miei occhi, sotto l'abbondanza delle lacrime che per i giorni addietro avevano versato, non rigorgavano più, fino a rimanersene asciutti. Questa lotta mi faceva malamente penare. Ebbi appena la forza di fare questa supplica: Madre di misericordia, abbiate pietà di me. Dovreste intendere, Madre mia cara, che se lo feci unicamente per ubbidire. Avevo appena finito di fare questa breve preghiera che mi era uscita proprio dal cuore, che già ho sentito sussultarmi il cuore, e di lì a poco mi è andata via la testa, il ghiaccio è rotto, la consolatrice degli afflitti è lì assieme al figlio, ma quanto terrore incutevano coi loro visi severi. Mi fecero una buona lavatina di testa e rinnovarono così il loro divieto. Tant'è vero che Padre Pio apre le virgolette e racconta il dialogo. Non ti impensierire, ecco, dissero a Padre Pio, che gli altri pensano sul tuo conto tante stranezze. Noi abbiamo preso a difenderti. Finora se la sono presa con te. Adesso se la devono intendere.